Se siete amanti delle ricette fai da te, ma non avete ancora trovato la formulazione perfetta per la crema spalmabile alle nocciole, io potrei esservi d'aiuto. Sbirciando infatti tra le etichette dei vari prodotti commerciali, ho finalmente trovato la combinazione di ingredienti che, almeno a mio avviso, risulta ideale. Vi propongo quindi la crema spalmabile alle nocciole totalmente vegetale. Vediamo come si prepara. Per preparare la crema spalmabile alle nocciole vegetale abbiamo bisogno di 100 g di cioccolato extra fondente, 100 g di nocciole, 100 g di zucchero di canna, 120 ml di latte di soia, 2 cucchiai di olio di semi di soia oppure di arachide, 10 g di cacao amaro in polvere, facoltativo 2 g di lecitina di soia, un baccello di vaniglia. La prima cosa da fare è tostare le mandorle, quindi io le ho versate all'interno di una padella già molto calda e adesso le sto scuotendo per evitare di farle bruciare. 3-4 minuti a fiamma moderata, rigiratele spesso, dopodiché le lasceremo completamente raffreddare. Adesso ho stagliuzzato a pezzi anche piuttosto grossolani il cioccolato extra fondente. Adesso andiamo a tritare tutto quanto. Qui ho versato le nocciole tostate e anche raffreddate. Uniamo, facoltativo, la lecitina di soia, io ho scelto lecitina di soia in polvere, che eviterà la separazione di fase. In pratica che l'olio si divida dal resto degli ingredienti. Poi versiamo anche il cioccolato extra fondente, così. Prendete un frullatore molto molto potente perché andremo a ridurre il tutto in crema. Bene. E poi uniamo anche lo zucchero di canna, un po' per volta. Frulliamo così poi si ridurrà anche il livello degli ingredienti nel frullatore, però lo zucchero va aggiunto tutto, oppure potete dividere gli ingredienti in due volte, in base alla grandezza del vostro frullatore. E frulliamo moltissimo. Eccoci qua, dopo 3-4 minuti di frullatura, questo è il risultato, io l'ho trasferito in una ciotolina, per farvi vedere meglio, vedete com'è la consistenza molto liquida e vellutata, non devono esserci grumetti di nocciole. Bene, ora ci trasferiamo in una casseruola, utilizzate una casseruola con doppio fondo oppure il bagnomaria, altrimenti poi si appiccica sotto la crema. Versiamo il latte di soia, setacciamo poi il cacao amaro per togliere bene tutti i grumi, così. Ora accendiamo, fiamma moderata, e sciogliamo bene il cacao amaro. Mescoliamo, mescoliamo. A questo punto possiamo unire anche la nostra pasta di nocciole e cioccolato. Così. E mescoliamo. Finché pian piano la crema si riscalda, noi la aromatizziamo con i semini di vaniglia. Raschiamo bene con un coltello, così, e andiamo ad unirli alla crema. Adesso non ci resta altro che aggiungere circa 2 cucchiai di olio di arachide oppure di soia. Ok, così, mescoliamo, mescoliamo e sfioriamo l'ebollizione. Eccoci qua, la nostra crema spalmabile alle nocciole è praticamente pronta. Adesso ha una consistenza liquida perché è ancora calda. Ma non ve ne preoccupate che poi una volta che si raffredderà diventerà bella cremosa e solida. Adesso spegniamo, vi faccio vedere che lo travaso in un vasetto, in un barattolino. Ecco qui. Un po' di frigo, 2-3 ore, ed il gioco è fatto. Dopo qualche ora di raffreddamento vi faccio vedere la consistenza finale. Eccola qui, guardate un po'. Questa è fredda di frigorifero, eh? Eccola. Qui ho preparato delle fette biscottate bio e anche una torta vegan appena fatta. Potete trovare la ricetta in sovraimpressione. Adesso io spalmerei un po' di questa meravigliosa crema alle nocciole. Eccola qui. Sopra la fetta biscottata.
E adesso che avete scoperto la mia crema spalmabile alle nocciole vegetali, non vi resta altro che deliziare il palato facendo dolcetti muffin o crostate, oppure anche preparando deliziose glasse magari aggiungendo della panna vegetale. Però io vi garantisco che è squisita anche da mangiare a cucchiaiate.